Allora, capelli a parte, vediamo come va qua. Vediamo. Allora, credo bene perché purtroppo lo schermo non sta andando del secondo schermo. Cioè, nel senso che la live si blocca lì, non dovrebbe bloccarsi qua. Anche se vedo qualche calo di frame. È un po', però non credo che sia quello il motivo per il quale sta bloccato, perché non dovrebbe essere così forte da provocare quei blocchi. Comunque sia, un attimo che devo ricontrollare, sperando che questa volta vada, perché devo essere sempre sicuro, perché sennò qua come riesco a fare? Che devo controllare in qualche modo la chat anche oppure no. Vediamo se me lo fai. Ti prego, se no devo cambiare schermo. Un attimo. Ok, adesso a posto. Ho dovuto fare per due volte, però comunque sia. Va bene, però ti prego live, comunque sia, non perdere troppi fotogrammi, OBS. Signore e signori, non solo, buonasera. Bentornati su MP Stream e anche questa sera con Kirby and the Forgotten Land. Ho fatto un po' più tardi questa sera a causa di impegni nel pomeriggio e quindi eccoci qua. Tra l'altro, una cosa, io sono riuscito a fare, a parte il fatto che comunque sia ho raccolto i Waddle Dee che stavano in altri livelli qua, sono riuscito a fare anche... Dov'è che sta? Dov'è che c'è? Dov'è che ti trovi? Tesoro, tesoro, dove stai? Dove sta il tesoro? Sono riuscito a fare il tesoro ieri, la via del tesoro, che mi dava problemi per farlo entro il limite del tempo, ovvero quello del fuoco di drago. E sapete perché sono riuscito a farlo? Perché ho scoperto che tenendo premuto L la miccia si accelera. Perché non lo sapessi prima? Non lo so, ma lassù mi è rimasto poio. Allora, un attimo che devo aggiustarmi anche un pochino qua con questo. Ah. Questo non l'ho mai fatto. Ah, mi sa che questo si è sbloccato quando ho preso altri Waddle Dee. Dato che ci siamo, iniziamo così. Ma prima di andare nel livello successivo, iniziamo da qua. 30 secondi, difficoltà 3, bene. Iniziamo col botto. Sì, Kirby elegante, la Steven Universe. Sì, vediamo. Rotola veloce, strada di spino dissestata. Ok, va bene. 30 secondi, tra l'altro. Non c'è neanche tanto margine. Sì, giusto tenere premuto. Ok. Bello inizio. Vabbè, tenere premuto il pulsante B e andare a pedalare quanto più possibile. Salta. Se si può tagliare proprio saltando in diagonale. E anche qua. E anche qui. Accidenti di nuovo. Iniziamo con i drammi. No vabbè dai. Yep. Ok, va bene così. Poi di nuovo diagonale. Diagonale. Ok. Perché? Non mi mancava il momento, mi mancava la spinta. Va bene. Ok, via, 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 via. Qua ho mancato il salto. Qua ho mancato il salto perché purtroppo pensavo di aver cliccato su A, invece no. Niente. Vai, Kirby! Ok, ok, ancora salto, stavolta è andato bene. Anche stavolta, sì, anche stavolta. E qua invece perché manca il momentum. Manca il momentum là. Mi sa che mi conviene a quanto pare mi sa che se faccio il salto per il momentum si arresta un attimo. E là purtroppo c'è un salto. Ci sono due salti ravvicinati. Faccio così. Quindi magari è meglio andare. Ecco. Vabbè. Proviamo così. Riesco a fare. Sì che riesco a fare. Qua però no. Dai, dai, no. Madonna, la parte finale che ha fatto il rallenti. Però, via. 28 secondi e 90 centesimi. Mamma mia. Si può migliorare, sì. Però me lo tengo. Perché ad esempio ho rallentato ad un certo punto nella parte centrale. Però me lo tengo, sì. E anche queste andate. Stiamo a 2 stelle rare. Quindi vediamo, l'ho fatto, 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 fatto. Andiamo a questo punto qua nel livello. Qua non c'è niente? Ah! Mi fa esaminare. Ah! Accesso nascosto alla via del tesoro.
E andiamo, tra l'altro, sono quelle nascoste che non ho ancora visto negli altri mondi, ora che ci penso. Ok, tesoro morfo palloncì. Oh, 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 oh. A mouthful of water! Just like this! Mi rimane in testa sempre come l'ha detto il tizio di Direct, purtroppo. Quindi, aspetta, quant'è? Allora, 1 minuto e 20. Ah, bene, abbiamo 25 secondi comunque di distacco tra il limite e... il limite per avere il bonus. Lasciami nominare. Esatto, no, va bene. No! Ah! Siamo sicuri? Perché me l'ha preso proprio da lontano, non so, magari potevo evitare. Ok. Facciamo... E infatti, perché se non c'è piattaforma qua è un po' un problema. Non so se riuscirò, Anche noi non hanno Kirby alla riserva infinita di acqua, nonostante tutto. Ok. Voi ve ne andate. Non è infinita la riserva, allora. Ha senso, ha senso. Boccomorfosi. Dunque, subito. Va bene. Ok, riusciamo a fare senza... Ok. Ricarica immediata. Certo che il tempismo qua deve essere molto buono. Aio. Ok, poi di qua. Molto buono. Ok. Spruzza, spruzza, Kirby, più che puoi. Spruzza, spruzza, spruzza. Olè. Riusciamo a fare subito. Sì. Però prima di carica. Vai con un altro mouthful of water. Il fatto è che si perde tempo anche qua. Allora un secondo, visto che ho 1 minuto e 45. Devo arrivare 20 e 25 secondi. Quindi un attimo. Ok. Ok. Non ce la farò mai, mi sa. No, non... mi sa che devo arrivare senza ricariche. Cioè, forse riesco a farlo con una sola ricarica. Perché prima mi ha preso molto tempo di ricaricare Kirby. Vorrei capire però, perché magari devo essere più... cercare meno acqua, mi sa. Poi. Vediamo. Ma no! Non mi devi andare a fare la ricarica là! Perché perdo tempo! Devo razionalizzare l'acqua, mi sa. Non andare... Vabbè. Ok. Razionalizzare l'acqua, così non devo perdere tempo là. Ok. Facciamo... che li facciamo andare senza sprecare acqua, perché dovrebbero andare contro... Sì, no? Cioè, saltano apposta per evitarlo. Imbecilli. Ok, va bene così. Non prendere il tubo, non prendere il tubo. Non prendere il tubo. Ok. Va bene, riusciamo. Ah, no! Ok, uno. Parte seconda, sì. A posto. Molto buono. Quante ne hai di acqua comunque, Kirby, ancora? Ok, va bene. Seconda parte. Terza. Quarta. Bene. Al limite proprio, eh. Al limite, al limite, al limite. Al limite. Al limite. Al limite.
Via anche questa dell'oasi. Andiamo. Oddio, alla fin fine con quasi 3 secondi di distacco rispetto al tempo limite, però... veramente di poco alla fin fine, perché... Kirby con tutta l'acqua è lento, giustamente, quando è un carico così pesante da portare. Tecnicamente potrei... non mi ricordo, ho dei progetti da sbloccare per caso alla città dei Waddle Dee. Andiamoci, va? Vediamo se ho qualcosa da sbloccare. Perché nel caso, immaginando che siano progetti... non mi ricordo da ieri. Se sono progetti di evoluzione elevata, allora... Sì, ce l'abbiamo. Abbiamo quello del martello, quindi terza evoluzione. Perciò, perfetto che abbiamo sbloccato altre due stelle rare. Con permesso... per Elfilin! Tieni il progetto, caro mio. Oh, è il progetto per l'abilità martello preistorico. Dammelo, ti prego. Voglio usarlo. Bene, fammi preparare gli attrezzi e poi potremo iniziare con l'evoluzione. Cambio voce al Waddle Dee qua ogni giorno, essenzialmente. Niente più grattata, però comunque li cambio la voce sempre. Scusa per l'attesa. Ora l'abilità martello può evolvere in martello preistorico. E andiamo di martello preistorico, no? Vediamolo. Quindi abbiamo... allora, rapidità... molto meno... è il martello normale, però di potenza è cavolo. Fare evolvere subito. Però sì, non è il martello giocattolo come abilità, come agilità. Molto più lento. Il big hammer! Tra l'altro anche con decorazioni facciali per Kirby. Oltre alla parrucca tipica dei preistorici. Ma qua in effetti è bunker, è giusto, è bunker. Quelle sono le decorazioni di bunker. Quindi bunker è un preistorico. Non so come considerare questa cosa. Cioè, avete appena andato ad un boss di Kirby del preistorico. Vabbè, torniamo a Nullandia, che in realtà ha tante cose da vedere. E andiamo più dritti. Andiamo verso l'altro livello qua. Il Canyon Chiari di Luna. Chiari di Luna, anzi, scusate. Quindi, si parte con il martello preistorico? Ma sì. Vediamolo. Oh, è un livello da scalare. Allora, prima vediamo se c'è qualcosina qua, perché già mi sono fatto fregare. Tra l'altro, ho completato, o sono riuscito per l'appunto, come ho detto prima, a prendere i Waddle Dee negli altri livelli precedenti. E ho scoperto cose, tipo che ne so, nel livello della battaglia, una delle missioni secondarie era recuperare, deviare dalla strada e prendersi... dicevo, così tanto. E prendere un pomodoro Maxim, come lo chiamano loro, come la rivista. Quello che ti dà, che ricarica tutta la vita. La deviazione è proprio all'inizio del livello. Proprio inizio, che essenzialmente devi andare a sinistra. Nonostante la camera non te lo indichi, giustamente. A sinistra, c'è una viuzza, la prendi e blocchi per l'appunto. E ti trovi con il pomodoro Maxim. Quindi, bisogna esplorare come si deve. Madonna, povera talpa, l'ho proprio pressurizzata. Veramente una sottile taccata. Aspetta, qua che c'è? Progetto per trivella. Giustamente, visto che ci sono tante talpe, giustamente, buono. Però purtroppo dovrà attendere, non ho altre stelle rare. Oh, manifesto. Quanti ce ne stanno? 3. E questo è il primo. Non ho sentito ancora i richiami dei Waddle Dee, quindi non credo che ci fossero qua. No... andiamo avanti. Ah, ieri, se non sbaglio, ti ho citato, caro mio. Da quanto tempo? Finalmente. Però niente alieni questa volta. Oddio, anche nel deserto possono esserci degli alieni, però... almeno qua non li sto vedendo. Vediamo. Vabbè, non sembrano esserci altre cose. Andiamo. Ok, madonna, quante porte scorrevoli. Zona molto protetta. È una miniera questa? Aspetta, comunque, sì, canyon, va bene. Ah, gli alieni ci sono comunque. Ah, gli alieni... oh no, quelli là. Sì, ma... c'è una via? O... perché? Bisogna andare là anche, ma... vabbè, vedrò dopo. Vediamo. Che c'è anche di qua? No, non tu! Tu sei fermo! Ok...
Ah, no, vabbè, la strada è qua. Scemo io che mi facevo tante preoccupazioni. Con calma tu, con calma. Con molta calma tutti quanti voi. Esatto. Perché non vorrei che ci fosse un'altra missione qua del tipo non farti pungere, come c'era nell'altro livello con quello degli alieni, quello nella casa degli orrori, dove c'era sempre la lampadina, la nostra cara amica lampadina. Vediamo. Tra l'altro giustamente qua la sicurezza non esiste. Ah, via laterale. Vediamo. Sì, però i Waddle ancora non li ho sentiti. Sinistra, fammi andare a sinistra, va. Signor. Eccoci qua. Ah, vabbè, dovevo comunque andare a sinistra. Ok. Ah, no. Mi chiedevo infatti dove è il primo Waddle Dee del livello. Non abbiamo comunque la risposta. Non ho sentito proprio il Waddle Dee. Dove cavolo sta il primo Waddle Dee? Bene, iniziamo così. Vabbè, almeno ci facciamo l'altro. Ah, un secondo. Non questo. Ok. Almeno questo. Ma che balle. Non l'ho sentito proprio il Waddle Dee, strano. Giuro, penso di non aver sentito niente. Mi sa che allora ho ignorato il lamento, il pianto. E si ritorna nel canyon. Tra l'altro si è fatta sera. E in effetti comunque mi dispiace, ma mi sa che la lampadina ci lascia. Quindi vediamo, c'è qualcosa qua. Un po' mi dispiace di non essere riuscito a trovare il primo Waddle Dee, però. Che balle. Avanti, sali, Kirby, sali, 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 sali. Oh, lama, la mia amica lama. Allora, scusa un secondo, martello, però. Dove è Ubi Major? Questa lama è fortissima. Tra l'altro, se si incastra, poi torna indietro. Se la lanci contro dei muri, poi torna indietro. E se ci sono più muri, poi continua a ballare in questo modo. È bellissima come arma questa. Poi il fatto che ovviamente se tieni premuta. Vediamo. No, non in questo modo. Vabbè, fa niente. Ah, ancora, vuoi proprio veramente tanto che utilizzi la lama? Andiamo. Ti ho visto, ti ho visto. Stavolta ti ho visto. E almeno questo abbiamo fatto. Andiamo. Ho sentito. Stavolta ho fatto tutto bene. Ho sentito sia il lamento del Waddle Dee che cercare di vedere se ci fosse qualcos'altro. Aio. Però lanci indietro tu, Aspetta, voglio vedere se magari c'è qualcos'altro dall'altro capo qua. Non si sa mai. Ok, quindi vediamo. No, cannoni, no, nient'altro. Ok, va bene, ho fatto tutto quello che c'è da fare da questa parte. C'è qualcosa qui? No, non sembra, spero di no. Quindi, adesso siamo... Ok, cannoni. Cibo, grazie. Che c'è sopra? Ah, che c'è? Ah, strada. Ok. Madonna di poco. Sbloccato. Non c'è niente qua. Aio. Ma mi fa andare? Ah. No, perché magari pensavo che ci fosse una via segreta là. Invece no. Solamente morte. Ok, sto arrivando. Tranquillo, Waddle Dee. Almeno tu verrai salvato. Il primo ancora no. Gacha. Ah, basta. Ok. Buono. Voglio fare una prova. Però un po' più lontano. No! Come un imbecille sono cascato. Allora facciamo una prova. Perché se mi dai... Ah, ma me li dai tutti quanti. No, aspetta, no, ho sbagliato. Perché sono andato avanti. Va bene. Va benissimo che sia qua così. Cioè mi sono messo nella zona del piedistallo che giustamente non cado. I blocchi comunque continuano a subire l'effetto, ma io non cado, perfetto. Questo è il quarto.
un po' di cose strane, ma fa niente. Purtroppo ho perso però la mia cara lama. Ma quello è un cappello diverso? Vabbè. Lama, no! Però Ubi Major, in questo caso di che altro? Ubi Waddle Dee. Lama! Meno male che c'era subito dopo. Ok. Piace. E in quanti? Aspetta, no, aspetta, lo devo salvare? Sì. Madonna, no, aspetta, ok, vabbè. Non pensavo che si distruggesse così tanto di quella zona là. Veramente, ha fatto... l'ha devastata proprio. Un'ancora? Ma in effetti qua, ora che ci penso, qui abbiamo anche delle... barriere coralline. Quindi qua, questa deve essere stata zona che una volta... una volta qua ci deve essere stata l'acqua. Era sommersa. Ammazza la siccità qua. Vediamo. Se vado sopra, non posso andare sopra. Scusate. Quindi sì, questa era una volta messa zona marittima, diventata deserto. Ed ecco perché c'era per l'appunto la nave che si affondava, giustamente. Vediamo. Ah! Vedo l'arco. E... signore e signori, si torna a volare! Ok, perfetto. Ma così? Ah, ok, mi mette la visuale poi. Oh no! Kirby veloce! Cibo. Meno male. Ok, anche qua. E qui abbiamo anche delle eliche di aeroplano. Preso per bene. Niente danni, niente danni, niente danni. E fu così che presi danno. Che buono. Non c'è una zona speciale. Oddio, quello lì. Vabbè, devo andare in mezzo, devo andare in mezzo, devo andare in mezzo, devo andare in mezzo. Vabbè. Ah no, no, aspetta, di qua. Fatto bene, fatto bene. Meno male che c'era l'anello rosso a guidarmi. E non credo che ci fosse altro, no? Cioè, magari c'è un'altra missione legata a quel punto. Belli. E non ti fa neanche tornare indietro qua. Però, un attimo. Ah no, ti fa tornare indietro. Quindi vediamo un secondo qua. Che c'è qua sotto? Ah, gacha. Perché mi dai il nemico del ghiaccio qua? Per quale motivo? C'è qualcosa che dovrei vedere di ghiaccio? Vediamo. Vediamo. Facciamo una cosa. Oi. Vediamo. Devo ghiacciare per caso i cactus? C'è qualcosa? No, che giusto. Tra l'altro questa è la versione che ti crea anche i... come si chiamano questi cosi qua? Non me lo ricordo. I Dopangos, come si chiamano? Non mi sta venendo il nome. Allora, vediamo, perché se mi dai la visuale qua, vuol dire che qualcosina c'è. Perché, vediamo, vediamo. Se mi dai anche il nemico del ghiaccio, vuol dire che ci sarà una ragione. Eccola qui, il tesoro nascosto dei tre cactus. Dove... ah, ok. Vabbè, per puro caso, però abbiamo trovato. Sì, però, Kirby, basta, basta pattinare. Kirby, apri. Buono. Cazzarola, peccato per il primo Waddle Dee di cui non ho sentito alcun lamento. Cazzarola, perché ho fatto anche bene. In realtà ne mancava comunque una. Quindi vediamo qual è la missione segreta che mi mancava. Vediamo. Completa la stanza segreta senza cadere. Accidenti. Giusto, quella lì dove sono caduto come un cretino. Ok, interruttore pannello solare. Poi ancora della prima collezione, armadietto, ok, va bene. Beh, quindi mi sa che si sbloccheranno altre due, credo, di vie del tesoro. E poi andiamo dritti al boss, che mi sa che è l'armadillo. Ha senso dire che è l'armadillo. Chiar di luna. Vabbè, 25 qua. Senza problemi.
Ripeto, comunque, adoro come i Waddle Dee si scavalchino per abbattere la barriera. Eccolo qui. Ah, collezioni. Eh sì, giustamente, nel trailer si vedeva che per l'appunto prendeva le gabbie per catturare Kirby, quindi sì. Il collezionista ci sta. Quindi dammi due. Due, bravo con i due, bravo. E famone subito. Tesoro ghiaccio Dado Pagos, ecco. Dopangos, Dado Pagos. Proprio il nome non mi veniva per niente. Beh, in effetti siamo già vestiti per l'occasione. Meglio di così non si può. Meglio di così non si può. Aspetta, quant'è il tempo qua? Un minuto e mezzo, vabbè, esattamente metà di quello che ci concede. Ok. Aio. Mi sa che sbaglio, sto sbagliando come utilizzare il Dado Pagos. Troppo tempo, troppo tempo, troppo tempo, troppi danni, troppo tempo. Troppi danni. Ok. Ok, qua almeno. Molto tempo perso comunque. Ok, va bene un minimo. Ao. Oltre 30 secondi qua. Vai subito, vai, 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 vai. 40 secondi, tro. Aio. Qua muoio. Non, la prima volta in Kirby. È un po' un problema però. Sconfiggere Dado Pagos proprio con la sua abilità. Vabbè, un minuto e mezzo non ce la faccio comunque. Rallenta, rallenta. Ghiacciati. Dado Pagos mica si ghiaccia. Non posso morire però così, eh. No, vabbè, comunque devo rifare. Tanto inutile è mezzo passato. Quindi via. Quindi ragioniamo meglio su come utilizzare il ghiaccio Dado Pagos. Ok, vabbè, vabbè. In diagonale perché sì? Aio. Via, vattene via. Aio. Aspetta. Sì, giustamente. Sfruttiamo così. Un po' meglio, sì, sì, però... Ok, uno. Subito qua. Posto, diciamo... Aio. Ok, va bene, dai. Ok, ok, ok. Allora, qua mi sa molto meglio. Se finisco qua, molto, molto meglio. Aio, però. Ed eccoci qua. Aio. Devo andare lanciandoli contro i suoi Dado Pagos. Impiego troppo con lui però. Non è semplice, eh. Questa è complicata per come approcciare. Oh, vabbè. Devo rifare. Troppo tempo, troppo tempo. Vai. E uno. Però magari un po' più veloce. Vabbè. Ok. Perché sono andato uno così a caso? No, rifacciamo. Devo prendere meglio le misure, perché ci sono casi in cui non riesco. Vai. E uno. Ok. Ok, aspetta, aspetta.
Vabbè. Molto meglio, non come avrei voluto, però molto meglio. Ok. Subito. Avanti. Ah. Oh, yeah. Molto meglio prima, mi sa. Aio. Parte centrale scarsa. Devo fare meglio, concentrare meglio gli sforzi sul creare le statuine. Qua io. Vabbè, si rifà. Velocizzare. Qua ci vorrà un pochino. Velocizzare la parte centrale, la parte iniziale. Ok. Vabbè, buono! Ah, è il danno però buono, perché comunque vado anche proprio avanti. Vai, Kirby, vai, 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 vai. Ok. Rapidissimo. Ok. Aio, però, aio. Sto perdendo troppo tempo qua. No, si rifà. Ci ho fatto la prima parte buona, molto buona, e questa parte è però scarsa. Ok. Mi preparo anche per dopo. Ok. Anzi, meglio così. Meglio così. Vabbè, dai. Non male. Dritto per dritto. Ok. Rapido, soprattutto. Ok. Io. Troppo tempo perdo qua. Troppo. Devo andare con un po' di schivate anche, forse? Ah no, giusto, non ho le schivate qua. Ho il blocco di ghiaccio. È difficile qua. Fare minuto e mezzo è difficile. Si rifà. Una sfida così non me l'aspettavo proprio. Vai. Uno. Madonna, che balle. Aio. Buono. Ok. Adesso è il punto brutto qua. Che meglio, molto meglio, perché ho sfruttato il mini. No. Ah, io però.
sto prendendo tante quelle mazzate, tra un po' muoio anche. No! Non riesco a trovare la quadra. Perché non sono abbastanza bravo con questa abilità, purtroppo, mi sa. Non è una di quelle che preferisco. Ehi! Prima morte in Kirby! Fino ad ora non era ancora morto. Vabbè, non in un livello normale, però non era ancora morto. Meritata, morte ben meritata. Ho preso tante quelle mazzate e gli spuntoni qua nella parte successiva. Ok. Aio. Aio. Subito. Ok. Aio. Avanti. Madonna. C'è qualcosa che non va però comunque con la camera. Non riesco a vedere bene. Non riesco a vedere bene le proporzioni. È uno. Ho detto è uno. Vabbè, va. Ok. Vabbè, in effetti anche così può andare bene, no? Invece di mandarli in alto, li mando in orizzontale. In effetti, forse è anche meglio. Ok. Ia! Che buono. Ah! Bene, dai. Ah, non subire danno. Ok. Comunque perdo troppo tempo qua. Dovrei fare per sto cercando di capire qua quanto danno. Quanto tempo devi impiegare per arrivare qua e riuscire ad arrivare a un minuto e mezzo. Qua impiego sempre tanto comunque. Mannaggia. Cerchiamo di capire un attimo. Ok. Ok, va bene. Sì. Molto buono, sì, molto buono. Andiamo di orizzontale e non di verticale. Qua, poi. Dove è andato? Anche l'altro va? Adesso le linee del cavolo. Ok. Andali di là. Potevo fare molto meglio. Sì, ok, 2 minuti. Però potevo fare anche 2 minuti e 10. È tanto comunque qua. Devo sporare continuamente. Fregarmene dei danni. Vai, 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 costantemente. Vai, 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 vai. Eh sì! Sì, 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 sparare costantemente. Vai, 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 vai. Deve congelarsi, 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 congelarsi. Frega niente del danno. Non ce la fa a congelarsi, mi sa.
Di poco. Stavolta di poco. Devo fare un pochino meglio nella parte centrale. E poi sparare continuamente il ghiaccio. Vai. Aio. Laterale. Ok. Un po' peggio di prima, però dai. Aio. Qua devo fare grandi miglioramenti invece. Buon inizio. Ok. Tipo ad esempio qua dovrei trovare. Manda. Aia, però no, non va bene. Non va bene per il danno. Troppo danno qua. Aio, no, non va bene. Perché là devo avere almeno un po' di margine col danno. Altrimenti al primo colpo mi ammazza. Vai, uno. Due. Aio. Perché non te ne vai subito? Non va bene. Si rifà. Un po' ripetitivo oggi, però. Voglio provare a fare al limite. A fare entro un minuto e mezzo. E qua non è così facile. Ok, buono. Subito mi è venuto qua. Buono anche qua. Fa niente per il danno qua, fa niente. Vai, Kirby, vai, vai, vai. Vai. Ok. Adesso riusciamo a fare qua subito. Ecco, buono, fa niente il danno qua, fa niente. Mandalo, mandalo. Va bene, dai, va bene. Aio. La parte centrale, la parte centrale. Uno. Due. Va bene, va bene. Va bene così, va bene anche così. Vai, 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 vai. Una. Due. Aio. Perché questo danno? Ok, va bene, va benissimo così. Ma molto bene, va molto bene. Ho sfruttato quella della statua che avevo fatto prima. Ah. Avanti. Arriviamo a un minuto. Ah, 2 minuti qua sì. Di poco però. Costantemente, costantemente, costantemente. Fa niente, fa niente. Continua, 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 continua. Vai. Ah, che esce costantemente però dal ghiaccio. Vai, 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 vai. Ghiaccialo, 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 ghiaccialo. Purtroppo devo sfruttare quando va di pancia, perché sennò. In quei momenti si riposa un attimo. Vabbè, tanto non ce l'ho fatta. Accidenti. Ok, uno. Due. Va bene anche così. Buonissimo. Molto buono, anche se un po' per caso, però molto buono, vai. Ci vuole concentrazione, come se... Vai. Due. Mi viene sempre quel momento qua in cui non riesco a fare come dovrei. Ok. Ok.
Non abbastanza vita, però. Pochissima vita. Pochissima vita. Vai. Tanto non si gela, purtroppo. Non ce la farò mai. Di poco, però, di poco. Ah, io. Morto. Vabbè. Devo avere più tempo, un pochino più di tempo. Devo velocizzare ancora di più la seconda fase. Ah, io. Già iniziamo con i danni. Au. Bene. Vabbè, dai. Uno. Due. Qua devo fare veramente più, molto più veloce. Magari se li raccogliessi qua invece di andare da loro. Oh. Magari rimanere al centro, forse? Magari rimanere al centro. Vai. Ok. Benissimo, poi qua laterale. No, questo qui che mi sfugge. No, ho perso tempo. Allora. Due. Ok, facciamo una cosa. Rimaniamo al centro fino a quando non vengono qui loro. Meglio, in effetti, no? In effetti, anche con loro. Ok. Beh, dai, non male. Posso fare anche così, stare al centro e via. Qua non posso, però. Ok. Mannaggia. Devo migliorare la parte centrale, perché prima sono riuscito a congelarlo, il dado Pagos, quando era con la faccia a terra. E come ho fatto, in effetti? Come ho fatto? Mandandoli tanti dei suoi cari amici, dei mini dado Pagos, tutti insieme. Ok. Vabbè, dai, fa niente. Si va anche così, si va. Ok. Anche così. Bene, attendiamo. Ok. Buono, molto buono. Di nuovo. Thank you.
Non male. Però purtroppo tanto non usciamo, non usciamo. Oh, ho capito. Questo lo farò poi per conto mio con la sfida totale, va. Qua mi accontento di batterlo e basta. Non posso bloccare per troppo tempo. Devo velocizzare di 26 secondi. Avete detto niente? Avete detto niente? È un minuto e mezzo qua. Forse andrò anche un pochino a vedere come migliorare, perché... Perché... Mi sa che anche qui ci sarà una tecnica che mi sfugge. Vabbè, ovviamente sì, mandarli contro i mini Dadopagos, però... Vabbè, ce li facciamo con questo allora? Con... Sì, lama circolare, la mia bella lama circolare, ti prego. E tra l'altro qui dice, se ho visto bene, usa muri per rimbalzare. Usa muri, rimbalzi interruttori. Sì, 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 perfetto. Però una cosa comunque, aspetta. Un minuto e mezzo e quanto di tempo? 3 minuti, come prima. Iniziamo benissimo con la mia arma preferita di adesso. Bene. Ma perché non... Ah, devo essere proprio... Devo essere proprio attaccato alla ringhiera, ok. Uno. Vai. Un secondo. Ok, a posto. Devo direzionare mio, giustamente. Ok. Ah. Buono. Queste sfide sono belle, però. Aspetta, che succede? Ah. No. Un po' un casino. Vediamo. Allora, facciamo una cosa. Riprovo giusto per vedere come si fa. Meglio. Ah, vabbè. Sì. Ok, e poi dall'altra parte. Giusto. Adesso è chiaro. Ok. Ah, io no. Qua ne abbiamo... Oh, signor. Sì, direi sì, direi di sì. Ok, va bene. Poi di qua, se non sbaglio, sarà tipo... Un po' un casino qua. Aspetta un attimo. Vabbè, non arriverò mai in tempo, però giusto per capire qua, sì. Va bene, poi però devo fare dall'altra parte, mi sa. Poi, sì. Mi ricorderò mai di questa sequenza per dopo? No, mai sia. Quando mai? Se li fa. Subito. Attaccato, mi raccomando, Kirby. Bravo, così. Forse si impara anche quello. Vabbè, senza... Ah, non devo neanche direzionarlo per conto mio, giustamente. Ok, quindi... Aspetta, ho sbagliato, mi sa... Oh, ho perso il tempo. Ah! Ecco, già mi sono scordato qua come si fa. Figuriamoci a quello dopo. Uno. E qua. Vabbè, qua dovrebbe essere abbastanza semplice. Se passa a fare... Ecco, appunto. Mi metto già in direzione. Un po' troppo in direzione, però stavo cadendo. Allora, vediamo.
Ah, ho perso il tempo, ho perso tutto quanto. Andiamo qua. Ok, ma non lasciami stare tu. Senza cadere stavolta però, eh. Buono. Io. Diretto. Aspetta, poi di qua se non sbaglio. Ah, vabbè, sì. Qua era facile. Ero scemo io, ecco. Laterale, non perdiamo tempo. E mo sono i cazzi. Allora, dovrebbe essere. No, giusto, solo qua. Poi cambiamo qui, credo. Mi sa che devo andare poi. Vabbè, giusto per essere. Ah, vabbè, ok, deve essere così. Poi mi sa che devo fare il cambio da qui. Come si fa poi di là? Ah, vabbè, là. Giustamente là. Sarà un po' un macello qui. Sarà un macello qua. La live come va? Ok, sta andando. Via. Ma non vi stancate mai voi? Aufi, come vi chiamate? Ah, perché resisti pure? Non mi far perdere tempo, che ne ho già abbastanza poco. Ok. Via, stavolta non mi fregate. Via. Primo. Ok, ho perso tempo. Vabbè, qua è facile. A lato. Ho detto... Avevo detto a lato, Kirby, non contro perché ho il nemico lama. Ma che rimprovero a fare, Kirby? Sono io. Io sono Kirby, Kirby è me. E Kirby è tutti. E tutto quanto. Kirby, l'alfa e l'omega. Kirby è inquietante, Kirby terrorizza, Kirby anche tenere pacioccoso, Kirby è tutto. Che mi succede? Ok, quindi dovrebbe essere. Sì. Vabbè, in realtà devo fare dall'altra parte, però ok. Ok, uno. Vabbè, via, che ho tempo di andare. Tanto quello è il tempo che impiega la lama per raggiungere. Ok. Ecco, mo le acrobazie. Ok, uno. Se riuscisse a fare tipo... No, ah ok, va bene, non me lo fa neanche fare, va bene. Ai! Facciamo qua che mi manda... Deve mandarmi là. Sì, quindi facciamo anche così. E così. Sì. Dovrei essere in grado, dovrei essere in grado di raggiungere anche così. E anche con un po' di anticipo, un bel po' di anticipo, di 10 secondi, sì! In largo anticipo. E ho sbagliato pure. Mi sono rifatto per prima. Almeno questo. Devo essere sicuro, un secondo, perché vedo qua che si è bloccato lo schermo. Vediamo. Ok, l'audio va! Quindi mi sa che un altro caso in cui... E la parte sul mio altro schermo, dico, non nella live. Che lo schermo non va, ma la live sì. E nel frattempo noi andiamo dal caro collezionista della Valle Insonnia. Una valle dove non si dorme mai. Perché dormire è per gente che non ha interessi nell'economia. È per gente che non sfrutta il momento. Il carpe diem per questa gente non esiste. Comunque sì, quante macerie. No, vabbè, non tanto macerie. Quanti resti, quanti oggetti qua di navi, comunque sì. Ah, i cani del parco! Perché tra l'altro ho anche letto quest'oggi. Ah, abbiamo anche manifesti qua, tra l'altro.
Ah, vabbè, non ce l'ho. Ah, c'è anche l'altro. Comunque, quale prendiamo allora? Vediamo, martello. Vogliamo andare di martello, di bomba oppure... Ah, di cristallo. Andiamo di catamari, va? Stavo dicendo comunque che ho letto che ho trovato... Era ieri o... Ah, ma... Oh, mamma. Un bel po' di inserzioni per Kirby, vedo, eh. Non c'è ossessione qua. No, no. Tra l'altro tutti composti diverso, quasi. Qua quando apre la bocca. Qua abbiamo anche... Vabbè. Diciamo che la qualità è quella che lascia il tempo che trova. Comunque stavo dicendo, sì, che... Ho scovato, mi sa, in off-screen, comunque... Uno dei gacha del Parco Maravilla che parla di come il Parco Maravilla derivi il suo nome dal cane protagonista. Dal cane. Vabbè, quello non è il feeling. No, Kirby, cosa esulti? Non lo vedi che è una cosa di pezza. Anzi, altro che pezza, carta pesta. Ecco, appunto, cretino. Stavo dicendo, nelle descrizioni si parla di come il Parco Maravilla derivi il suo nome dal. Mamma mia, però, non le carte qua. Rappadillo. Come ti chiami? Ok. No. Accidenti. Ma che vertiginali. Dove stava? Che non l'ho trovato neanche. Ah, qua. Ah, ecco. Riuscissi a parlare. E due. Ok, il terzo. Fammi prendere il terzo, su. Cioè, non ho preso il terzo per questo? No, scusate, no, aspetta, no, 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 scusate, no, 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 no. Un attimo, perché per questo motivo no, no. Cercavo di dire comunque prima di rifare la boss fight, che uno dei gacha del Parco Maravilla specifica come il parco debba il suo nome al cane protagonista di alcuni racconti scritti da, non mi ricordo, in effetti non mi ricordo se ci fosse il nome dell'autore. Però comunque sia, il nome del cane si chiama Maravilla ed è questo personaggio che si vede anche all'ingresso del parco, ad esempio, quando siamo stati nel... Scusate. Nel terzo mondo, quello proprio del Parco Maravilla. Quindi perché comunque ci sono i resti qua del parco? Qui, no, comunque abbiamo proprio sedie, abbiamo lampade, abbiamo armadietti, divani, borse... Ah, ma aspetta, posso fare... posso rimuovere tutti quanti? Vediamo, riesco a farlo? Mi è impossibile. Ok, anche questo. Un po' complicato gli altri, questo però sì. Vabbè, mi avrebbe già dato una missione nel caso. Non c'è la missione qui, per rimuovere. Vabbè, Kirby, ti fai fregare un'altra volta, mi sa? Ma sì... Ma sì, tanto. Oh. Ok. Va bene, possiamo attaccarlo. I cristalli stanno diventando enormi. Aio. Ah no. Eh sì, perché giustamente più rotoli, più cristalli diventano grandi. Ma diventano veramente immensi. C'è una crescita che Cortex veramente li vorrebbe per sé. Altro che cristalli di Crash. No. Che beh. Aio. Devo andare di schivata, mi sa. Non adesso però. Ok. Vediamo. Riesco a schivare. Sì. Poi. Che in effetti rallenta anche di sul tempo, in effetti. Ok, buono. Altro livello? Ah! Quella che sarebbe, scusami? La compagna? Un po' di tristezza la provo, però. No, mi ha tolto. Tristezza, ok, però anche dolore da quello che vedo. Come si fa qua? Aio. Ma fa una marea di danno. No. Meno male. Ho bisogno di vita perché se no muoio.
Perché non sono riuscito a fare il salto? Evitarlo, evitarlo. Salta, Kirby. Ah. No. No. Morto per la prima volta in Kirby in un livello normale. E mi toglie 100 monete. Accidenti. Ah, progetto? Quale progetto? Ah, forse sempre quello che avevo già trovato prima, giusto. Ma per il quale non ho ancora abbastanza stelle rare. Mi sa che forse non va bene questo qui. Mi sa che ci vuole un approccio un po' più diretto. Proviamo. Unga bunga. Poio, io essere Kirby preistorico, unga bunga. Io avere martello grande, poio, ai. Cioè, in realtà mi sa che anche nella preistoria Kirby comunque... Ai! Poio! Ma la missione... E devo rifare anche la missione. Qua. Non c'è la cutscene però. Ok, va bene. E adesso andiamo. Buono. Molto danno ho fatto. In effetti forse è meglio non combattere il fuoco col fuoco per quanto riguarda l'appadillo, ma con un qualcosa di diverso. Olè. 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 Oh. Tanto danno gli ho fatto. Un bel po'. No, veramente un bel po'. A destra stavolta. A destra. Beh, molto fighe comunque le transizioni così. Ti aiutano anche. Ia. Così ti impari. E adesso arriva anche la Shura. Stavolta senza cazzo in particolare. E... molto distante questa volta. Così ti impari. Così ti impari. No, mi ha fatto danno. Mannaggia. Fino ad ora ero praticamente senza subire danni. Al massimo. Io. Kirby, Kirby. No, di un niente, di un niente. Non posso fargli danno qua, no? Aspetta, sì. Sì. E così ti impari, rappadillo. Che nome è, tra l'altro. Vai, vai. Sparisci. Oh. Mi sa che per poco non facevo la missione del non subire danno. Progetto. Ah. Ma... ah, tra l'altro ho azzeccato l'abilità per la missione. Il progetto per l'abilità tempesta di ghiaccio. Oh, per ghiaccio, perfetto. Vabbè, ma non posso neanche... neanche questa posso far evolvere. Se non ho l'accelerare. Bene, vediamo quindi anche quale altra missione mi manca. Non so se fossero altre due o altre un'altra. Non è che l'appadillo appare da dietro durante la schermata dei risultati. A 2 minuti, ah, l'ho fatta. Non l'ho visto, non l'ho vista apparire. Senza Annaggia. Non per poco, non facevo tutti in un singolo colpo. Annaggia. Ah, grande peccato. Beh, e adesso andiamo al sesto mondo, che potrebbe essere l'ultimo. Bene, fatto. Per poco non era una stella con anche la parte interna, però. Annaggia. Si va dai Waddle Dee? Perché? Che succede? Perché siamo qua? Ah, terzo gacha! Abbiamo anche la terza e la collezione numero 3. Perché il gacha non finisce mai. E purtroppo non posso qua per l'abilità. Non posso, non ho le stelle rare, ragazzi. Purtroppo il fabbro non potrà fare in questo momento. Ah. Ah, giusto, comunque Waddle Dee erudito, aggiornami. Vediamo. Nessun progetto dimenticato. Fino ad ora record perfetto da quel punto di vista. 23.947 monete stella, va bene. Inchia, 14 miliardi di monete fino ad ora a livello mondiale. I Cherry Pop sono 171, quelli che ho fatto sbocciare, e a livello mondiale 160 milioni. No,
Mi bastano queste statistiche. Ma perché mi ha fatto finire qua allora? Se vado per l'appunto sopra, non mi ha sbloccato il mondo successivo? Scusa un attimo. Ah, lo sblocchi adesso. Sì, comunque, sa tanto di mondo finale questo. Dominio proibito di Rosgar. La domanda sorge spontanea. Sì, più avanti, sì. Povero Elfilin. Io ho sta strana sensazione che come tipo Magalor, anche a questo si riveli un amico nemico. Però questo sa tanto di mondo finale, ma è giustamente lava. Manco fosse un Mario. Tra l'altro qua noto città, preghiere, palazzi e comunque fabbriche. Si va! Quindi, accesso all'ardente dominio proibito. Oh, rinfrescante. Quella visuale là fa un po'... Non so se vi ricordate, in Sonic the Hedgehog 2006... Crisis... Si chiamava Crisis City, vero? Qua no! Ma il punto di prima con... e tutto il rosso e la città... Crisis City. Però comunque sia interessante. Abbiamo il contrasto tra... No, scherzo a parte. Contrasto tra il selvaggio, il tribale e il moderno. Quindi che cavolo è successo da queste parti? C'è qualcosa di strano da vedere? No, niente. Credo. Aspetta. Tra l'altro sento anche il remix del tema iniziale, credo. Ma comunque il tema di Kirby però in maniera un po'... Un po' più... Un po' meno tranquilla, ecco, diciamo così. Molto tranquilla come zona, eh. Ci andrei a vivere ogni giorno, guarda. Un secondo, perché sennò va bene prendere le monete, però... Quello è il test per vedere se sei... se sei troppo esoso oppure no. Se si aspettare che... Accidenti. Se si aspettare che la meteora sparisca, sei bravo. Altrimenti poi, se vuoi essere quello che prende tutto subito, la paghi. Ok, vediamo. Cibo, grazie. Si riesce a salire fino a qua? Sì. C'è dell'altro qua? Ah, ok. La missione secondaria. Sconfiggere gli aufi di guardia. No, ah vabbè, non era lama, era spada. A me piace la lama, non la spada. Ah, va bene. Abbiamo anche le piattaforme che si immergono nella lava. Ok, tra l'altro scatenate dal meteorite. Ok. Presto prima che si immerga, presto. Ah no, vabbè, in realtà questo è stabile. Cioè, diciamo. Gacha, anche all'inferno i gacha comunque. No, in realtà forse è perché Kirby che è troppo di gacha che è finito all'inferno. Riflettete, gente, riflettete. L'altro di guardia qua. Oh, signor. Sì, vabbè, però, ma prima... Aio. Ok. Riesco a salire... Sì. Mi era incastrato dove esattamente? Vabbè, secondo di guardia ha fatto... Non sto sentendo Waddle Dee. Già prima l'ho detto e l'ho mancato il primo, quindi non lo so. Uno. Ok. Tanto meno male, che se no avrei perso. Come andiamo avanti altrimenti? Buona domanda. No. No, 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 no. Meno male che era l'ultimo qui. Meno male. Se no, non andavo avanti. O magari ti faceva apparire la stella per far rifare quel punto, no? Vediamo. Questo è il primo oppure no? Ok, questo è il primo. Stavolta non abbiamo perso nessuno. Quindi, tutto a posto qua? Non lo so. Ok, vediamo. Si può fare qualcosa qui? No. Non è che c'è qualcosa qua lato? Kirby però salta. Alcune volte non salta come dovrebbe. No. Comunque questo è veramente il momento Kirby Horizon Forbidden West. Anzi Zero Dawn. La natura che si riprende il controllo
del mondo in maniera un po' drammatica, però qua un po' apocalittica, con le parti di città che invece sono... Aspetta, perché mi dà quella zona qui? Che cosa di strano? Ah no, soltanto nel caso in cui tu non riesca a fare subito, va bene. La natura che si riprende il possesso del mondo in maniera un po' esagerata anche per la lava. Ah, ok, ho capito. Ah, io ho capito, non mi devi prendere a sassate. Preso! E siamo a due. E abbiamo anche il gacha. Ah no, non il gacha, giusto. Ho visto male. Opa! Da quanto è che non faccio una cosa di questo tipo, però? Non me la fa fare. Cioè, non l'ho fatta bene io. Acchio. Vabbè. Però aspetta qua. Stavolta non mi freghi. No! A che mi servi tu? Passaggio segreto, trovato. C'è qualcosa di più qua? Ah, sì, 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 che c'è. Ah, vabbè, gacha. Speravo un altro Waddle Dee, però vabbè, meglio così, forse. Sì, andiamo avanti. Scava una buca, scava una buca. Salvati dalla meteorite, invece no. Non si può fare niente qua? Vabbè, tu vieni intanto, vieni, vieni. Bravo, bravo, bravo. E muorici. Ok, questo è andato. Sì, mi sa che c'è qualcosa là dietro. C'è chiaramente qualcosa là dietro. Aspetta un secondo. Questo o no? Forse si impara anche lui. Che c'è qua? Ah, gacha. Tanto gacha all'inferno comunque. Qua non si può andare oppure dopo? Kirby? Ok. Vediamo, c'è qualcosa di particolare qua. Ah, aio. Meno male che abbiamo ripreso. Ho fatto bene a rimanere là. C'era un motivo. Sì, ce l'abbiamo già, meno male. Quindi, vediamo un secondo. Abbiamo stelle. Cioè, pezzi di stelle. Ma è una cosa facile, no? Oddio, sarebbe un Kirby, però. Uno. L'ordine... No, devo andare di qua. Sta per andare. Ok. Meno male. No, non ho preso qua il cibo. Vabbè, però la cosa importante l'ho fatta. Stella composta. Perché c'è anche l'acqua qua? È in due stadi? Aspetta, no, vediamo che mi fa fare. Ok, qua salvato. Mi sistemo un secondo. Qua che c'è? Tutti i gacha di questo mondo in questo livello comunque. Vai di acqua, Kirby, riempiti di acqua, che qui fa anche molto caldo. Dove stiamo andando? Ah, ecco. Vabbè, l'altra via era quella, però. Ah, giustamente. Che sia sporco, che sia lava, comunque l'acqua pulisce tutto, no? Con l'acqua sette palle di lava. Oh. Ce ne sono altre che arrivano, perché nel caso andiamo avanti. Dove stanno le altre? Ricarichiamoci. Sperando che non ci siano... Che non sia necessario veramente sfruttare... Ah! Aspetta. Ok.
Eh sì, sono 4, 5, 6. No, una! Di nuovo! Cioè, è brutto perché avevo... Ah, per una, ne ho mancata una singola. Sì, ah, vabbè, sì. Almeno questo lo faccio. Grande peccato, però, per una singola palla di lava. Non c'è la possibilità di rifare questa parte? No, eh? Non c'è, immagino, giusto? Tipo una stella blu, me la fa rifare. Non c'è problema, risalvo il Waddle di quando volete. Non c'è un'altra palla di lava qua che arriva? Un altro meteorite? No, eh? No. Manne, mannaggia. Ne ho mancato uno. E non è che ci sono gli altri che arrivano, no. Sono numerati esattamente per quanti devono essere. Peccato, perché mi sa che era l'unica cosa che mi è mancata. Sotto! Di nuovo, come prima, con il boss. Ecco, così mi sfogo. Grande peccato. Questo mi sa che è già il terzo livello tra ieri e oggi. Allora, se includo anche il boss, questo è il quarto livello tra ieri e oggi che riesco a fare quasi del tutto in una sola botta. Però mi manca un particolare. Vabbè, ieri ad esempio c'è stato anche il livello nel deserto dove ho mancato, dove mi sono... Non potevo più prendere il bersaglio. No, vabbè, in realtà... No, aspetta un secondo. In realtà in entrambi quei casi c'erano comunque un'altra missione almeno che... Non, di cui non sapevo niente. Questo invece è peggio, ora che ci rifletto. Perché qui invece avevo azzeccato tutto quanto. Però purtroppo mi è mancato un meteorite da fare esplodere con l'acqua. E allora niente. Vabbè, mi rifaccio con le stelle rare, forse. Oddio. Siamo al mondo finale, quindi... Un attimo, eh. Saranno tutte di livello 3 difficoltà, poi figuriamoci per poterle fare entro il limite di tempo per avere il supplemento bonus, il bonus di monete. Solo una? Sì. Ah, tra l'altro è bloccata. Come l'ho detto, si va avanti! Strada infernale. Diciamo tutti i luoghi belli accoglienti oggi, eh. Proprio belli, tranquilli. Strada infernale... Un secondo. C'è qualcosa qua? Sembra di no, sembra di no. Ok. Riusciamo a prendere? Sì. Non come volevo però, perché in effetti mi sta mancando di riuscire a fare l'effetto di fare il cerchio e poi per appunto farlo esplodere. Prima porzione rubata, buono, vabbè. Diciamo che a Kirby non serve un incitamento per rubare cibo, eh. Per mangiare. Lui, Dokoyokoyo, anche se dorme, mangia. O assorbe. E inghiottisce. Ok. Vediamo, c'è qualcosa qui? No. Ok. Beh, volentieri, ben volentieri. Tante monete. Oh, così si impara anche il serpentone. Sì, ci siamo, però aspetta. Da che parte allora? Aspetta, forse di qua c'è... Un secondo, fammi vedere meglio. No, dubito che il cannone sia collegato, quindi meglio non entrarci. A meno che... No. Quindi dov'è il collegamento? Ah, di là sopra. Ci sarà un qualcosa tipo per poter far scendere quella parte là. Credo. Vediamo da che parte. Ah, mi sa che ho capito forse. Vediamo. No, aspetta. Aio. No. Ok, vediamo. Magari c'è qualcosa giù. Magari se vado nel buco là. Aspetta. Oh mamma. Oddio, oddio la bomba. No. No, qui cado soltanto qua. Come riprendo? Come prendo per il Waddle D? Vediamo. Ci sarà qualcosa tipo... No, non è una porta con la stella, quindi non c'è un pulsante da premere. No.
Non è sopra neanche, non sembra essere almeno. Abbiamo un mistero. Però qua, aspetta, fammi vedere meglio. C'è una via però di là. Vedo una via. Ah, da sopra! È da sopra, da sopra. Ok, ho visto la scala, è da sopra. Quindi, appena vediamo una scala... Ah, da qua, eccoci qua. E apriamo anche, giustamente. E uno! Il primo dei cinque qua, in questo livello. Ah no, non si apre. Speravo che si aprisse, nonostante... per qualche motivo miracoloso. Ok. Questo è un altro remix di Kirby, però per l'appunto sempre in chiave più drammatica. Aspetta, qua che c'era? Ah no, c'era la bomba, giusto. Scusate. Aspetta, prima di salire. Gacha. E si sale di qua. Ok, e rubiamo la seconda porzione, perfetto, buonissimo. Quindi, chi... contro chi ci si scontra? Il dado Pagos di nuovo, ma basta col dado Pagos. Ha rotto le balle il dado Pagos. Tra la sfida che mi viene male, e poi qua, veramente che balle. Allora, facciamo il cerchio, riusciamo a fare il cerchio intorno a lui. Sì, beh, il dado non è male, eh. Ok. Riusciamo. Sì. Ah, peccato che abbia subito danno. Forse riuscivo a fare senza subire danno, mannaggia. Vabbè, andiamo con il dado Pagos di nuovo. L'abilità che mi ha scherzato prima. Ok. Niente qua. Vabbè, immaginavo. Ah, è giusto. Posso andare sulla lava. È giusto, giusto. Qua è strada. No. Ah, vabbè, meno male. Qui continuo ad esserci. Sì, giustamente qua. Non devo fermarmi, però. Che bello questo, che pattine, quindi... Oh. Però, a che serve? Cioè... Ah, no, pensavo che si sbloccasse qua. In realtà qualcosa dovrebbe esserci, perché... Ecco, infatti. Siamo a due. Un gelato all'inferno ci sta bene, perché fa caldo. Stavolta non discuto le scelte... di dieta Kirby. In questo caso, anzi, te la appoggio. Ma sì, tanto. Che ci frega, che ci importa. Mettiamo anche un gacha qua sotto. Tanto si risale. Iupiti. Ok, aspetta, lasciamo fare. No, qua no. Andiamo, se andiamo per di qua. No. Ok, buono. Qua mi sa che serve un cono. Forse cono. Perché vedo che ci sono un po' di crepe. Quindi suppongo che forse si romperanno. Oppure no. Non lo so. Aio, il cono sta qua. Forse. Vediamo. Cono! Ci avevo azzeccato. Giustamente sfrutti qua per tornare indietro. Se ti fa tornare indietro. Sì, però c'è un problema. Proprio al bordo. Olè. Per un secondo ho temuto che si fosse frizzato il gioco per qualche... Oh, a tempo, subito! Bene, cioè male. Ok. Buono. Quante boccomorfosi comunque! Butta giù, è tutto boccomorfosi, una dopo l'altra!
Kirby, il tempo! Kirby! Kirby, il tempo! Kirby, il tempo! Kirby! Non ce l'ho fatta! Mannaggia! Allora, dov'è che ho perso tempo qua? Usciamo, rientriamo. Ho detto usciamo, cioè... Sì, usciamo, rientriamo. Fare tutto subito, tutto subito. Ah, vabbè, ti rimane comunque che non ci sono i nemici, quelli che hai già sconfitto. Però purtroppo questo qua c'è. Ok, uno. Mi sa che devo inclinare più volte. Sì, costantemente. Invece di attendere, sì, costantemente, costantemente. Sì. Ah, giusto, su, giusto, giusto, giù. Scemo io che pensavo che bastasse semplicemente mantenere lo stick verso il basso invece di premere costantemente, di fare su e giù costantemente. Vai. No. Ah. Qui veramente a cacchiata l'ho perso. A grande cacchiata. Perché ho confuso i tasti. Via. Dai, alla terza è la volta buona, su. Ok. Buono. Spelli! Ok, questa volta come si deve? Cioè, veramente, quindi anche la prima volta che l'ho fatto che dicevo che era molto lento, invece no, era perché sbagliavo io. Ma perché? Vabbè, qua è largo anticipo. Se non sbaglio un'altra volta i tasti. Olè. Eccoci qua. Un po' di fatica per colpa mia, però ce l'abbiamo fatta, dai. Prendi qua. E l'altro, tra l'altro, è di qua. Proprio ce l'abbiamo vicino. Vediamo che c'è qua. Ah, no, niente. Un attimo. Un attimo, un attimo, un attimo. Ok. Così ti impari. Ok, da quale lato però sì? Vabbè, dall'alto. Vabbè, non è difficile qua, eh. Olè! E salirò verso un'altra porta dell'inferno. Che balle però. Scemo io. Dicevamo. E salirò sperando di non scendere di nuovo. Ah, capito. Ho capito, se me lo dai vuol dire che c'è un senso. Torniamo eleganti. E cosa a proposito? Ecco, così. Giustamente. Mi levo dalle balle. Molto comodo. Sperando che non servano per fare un qualcosa. Ah no, qua molto meglio anche perché... Allora, prima di tutto. Non posso? Mi sembra chiaro che qua ci sia... Vabbè, era dell'insegna, però non me lo fa rimettere, va bene. Perché c'era la missione... di questo tipo in un altro livello, uno dei primi livelli. Mi sa il primo proprio con con l'anello. Ok, così ti impari. Eh sì, e ti impari anche tu. Spiace anche a voi. Ragazzi, le ole quel futuro. Non andiamo dritti per adesso, andiamo. Per poco non mi prendevo anche lo spunzone qua. Spiace anche per voi cannoni, però... Oh, tranquillità. Quindi che ho sbloccato qua? Ah, vabbè, tutta la zona successiva. Dimmi che non c'è un limite di tempo, però.
No, aspetta. Oddio, ho visto la barca in basso. Molto in basso. Dobbiamo cadere? Geronimo! Ma perché comunque? Ok, però prima ci sarà qualcos'altro. Tipo, vedo già una moneta blu da quella parte. Ma non solo, ci sarà... Che ci sarà ancora? Perché è troppo grande. Allora, vabbè, intanto andiamo a prendere comunque qua il Waddledy, perché sennò continua a lamentarsi ed è meglio di no. Tra l'altro, lo capisco bene. Tipo, ben avere paura di stare qua, proprio sulla lava. Quindi meglio salvarlo. Poi si riprende il viaggetto finale. Perché mi sa che poi se salgo c'è... Scusatemi. Se saliamo poi abbiamo la gabbia con i tre Waddledy. Quindi la fine del livello. Che c'è dietro qua? Oh, riusciamo a fare tipo... Sì. E missione secondaria fatta anche questa. Vediamo, c'è altro qua. Che balle! E probabilmente era, me lo sento, di non subire danni contro la boss fight con il Dado Pagos. Di nuovo. Sempre lui che mi fa penare. Scommettiamo? Scommettiamo. O magari in un certo... No, aspetta. Ti ho trovato. Accidenti. Dove spunti tu, tra l'altro? No. Non, la mira oggi la sto mancando. Non ce l'ho. Ok. Progetto. Non è la missione segreta, però il progetto è un altro. Per esploratore spaziale. Ah, e quindi avremo la pistola laser poi. Quando avrò un'altra stella rara. Va bene. Ok, vediamo se ho nominato. Era l'altra missione di non subire danni contro il Dado Pagos. Vediamo. O di sconfiggerlo in un minuto e mezzo. Vediamo un attimo. O comunque in meno di un minuto, non lo so, un arco di tempo. Ah no, con l'abilità bomba. Ok, era comunque Dado Pagos che c'entrava. Bombo spino. Pannello, per fatto ricordo. Ah, è quello del Parco Maravilla, proprio. No, tra l'altro c'era... proprio Elfilin con noi. Cubo. Vabbè, che tra l'altro, ora che ci penso, si sbloccheranno almeno un livello, una via del tesoro, no? Magari due? Un impatto scottante, ma è tutto fuoco qua, giustamente. Ciao, ragazzi! Quindi vediamo, uno o due? Due addirittura, perfetto. Da quale partiamo? Da quello più vicino o da quello più lontano? Quello più lontano. Sono 61 qua. Ah, ok, rettifica, da quello più vicino. Perché quell'altro non possiamo farlo. Martello preistorico. Vediamo. Colpo sordo? In che senso sordo? Mi aggiusto un pochino. Ok. Facciamo così, va? Ecco, così imparano. Sì. Buono. Abbastanza veloce per adesso. Ok, quanto tempo è in effetti? Un minuto e mezzo, ok. E tre minuti di totale. Ok, non male per adesso. Quindi cos'è che sminchierò? Ok. No. Ho perso tempo qua, Ho perso un po' di tempo qua. Tanto tempo sto perdendo. No. Va bene. Troppo tempo perso. Quindi boss fight. A doppio bonkers. Eh sì, come col Dado Pagos, uguale. Non mi importa del subire danni, non mi importa, non mi importa.
Sai che forse ce la facciamo? Vai, vai. Spacca, 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 spacca. Spacca. Sì! Al primo colpo! Con errori! Con tutto! Per 50 centesimi! Yeah! Veramente, proprio a rallenti finale. Veramente. Ok. E avremo in teoria 3. Quindi, quale sblocchiamo allora delle abilità? Quale, quale, quale? Perché abbiamo... Da una parte abbiamo qui... Trivella doppia. Dall'altra poi abbiamo... Vediamo, qual era l'altra qui? Granata ricerca. Granata ricerca, va? Vabbè, le monete ne abbiamo a sfare una marea. Non le ho ancora sfruttate per... i distributori di gacha nella città. Ma fammi saltare questa sequenza. Lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Esploratore, poi anche trivella do... No, esploratore. No. Ah, no, vabbè, perché mi sa che ha già visto prima della, dell'abilità della... Va bene, giustamente. Mm-mm. Incredibile! Hai tanti nuovi progetti per me! Bene! Fammi preparare gli attrezzi e poi potremo iniziare con l'evoluzione. Che grande, Kirby. Da quanto tempo, tra l'altro? Scusa per l'attesa. Ora l'abilità esploratore può essere evoluta in esploratore spaziale. Vuoi ancora? Scusami ancora per l'attesa, Kirby, ma sai com'è? Ora l'abilità trivella può essere evoluta in trivella doppia. E poi ancora. Ah, giusto, anche lui... Ora l'abilità ghiaccio può essere evoluta, può evolvere in tempesta di ghiaccio. E granata ricerca, quindi non c'è... Ah, no, non con il progetto, va bene. Ah, in realtà sì, ce l'avevo già da prima. Eccolo qua. Quindi vediamo... Miglioramento sia per potenza che per rapidità, subito. Così ce l'abbiamo già pronta per il livello là, per la via del tesoro. Granata ricerca, quindi com'è che funziona? Vediamo un secondo. Mm-hmm. E infatti ci andiamo subito. Però giusto per essere sicuri. Ah, aspetta, ricerca, quindi si blocca il nemico, credo. Ah, oddio. Dov'è andata? Vediamo in effetti un secondo col nemico qua, no? Ah, proprio... Ah, ok, aspetta, lancio. Un signor. Questa mi risolve tanti problemi in effetti di lancio. Oh mamma. Un po' sgravata. Aspetta. Come faccio a fare l'esplosione di più? Ah, ecco, per l'appunto, lo metto in sequenza. Eccoci qua. Va bene. Sono... Oddio, pronto non direi, però. Proviamoci. Oh. Comunque mi sa che devo fare una pausa tra breve per la gola. Per la gola. Quindi, dov'è che sta? È qui. Eccolo qua. Se me lo... Eccoci qua per l'appunto. Due stelle di difficoltà. Un minuto di tempo per farlo. Vediamo. Vediamo un attimino, va. Quindi, vabbè. Metà tempo di qua. Ok. Va bene. Vabbè, brava, 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 brava bomba, brava. Perché me l'ha fatto qua? Vabbè. Giusto, perché devo fare? Devo stare fermo. Vai, vai, bella mia, vai. No. Vai. Meno male che comunque rimane, che non esplode subito, meno male. Un po' un casino qua, eh. Aio. Ecco, appunto.
No. Tanto ho sbagliato. Si rifà. Si rifà. Quindi vediamo. Con calma. Esattamente. Che fai? Vai. Devo stare fermo perché se mi muovo un secondo poi invece va in modalità tipo bowling. Quindi prima premo. Prima soffermo e poi premo. Vai. Iniziamo subito a metterci in direzione. Ah, troppo. Subito vai, 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 vai. Meno male. Stavolta, ok. Aio. Ok. Perché? Perché non sei andato all'interruttore? Perché? Vabbè, tanto ho perso comunque il tempo. Ce li fa? Facciamo anche così, in effetti. Magari va... No. Ok, va bene. In effetti anche lanciare così va bene. Anzi, forse è meglio. Più veloce. Sì, meglio, meglio, più veloce. Tanto comunque sono, vanno a ricerca, perciò... Vai. No, troppo il lancio. Vai. Molto buono. 30 secondi già passati. Meglio anche, perché così riesco a fare... Vai. No! Grande peccato. Tu non te ne vai, anche tu te ne vai però, eh. Ottimo! Dimmi che riusciamo. Cos'è che manca? Questi cosi qua mancano. Ah! Cioè, non pensavo che tornassero sopra quelli. Ok. Uno. Poi due. Veramente ricerca comunque che vanno subito dal nemico principale e poi, poi dagli interruttori, va bene. Ok. Buono. Buono. Ah, ecco perché non l'avevo visto. Ah, io. Perché non l'avevo visto prima comunque? Vabbè. No. Non andare da lui. Cosa fai da lui? Ok, perfetto. Riusciamo a fare 1, 4. Oh mamma. Per 35 centesimi ce l'abbiamo fatta. Va bene, proprio al limite qua. Tra Santi e Falsi Dei, proprio. Direi che si può andare avanti con i livelli. Abbiamo preso un'altra stella rara, perfetto. Ok, andiamo avanti. Perdi qua. Tra l'altro 19 su 61, quindi avremo quello, abbiamo questo qua, quest'altro, questo sicuro, poi... Madonna. Un impatto scottante! Ah, siamo all'arcio dell'unità di Taranto. La vecchia Little Cedar, l'Ilva, la riconosco perfettamente, guarda. Stesso aspetto infernale. Proprio precisa, identica, eh. Questa è la zona ovest. Scherzo a parte, ci sono anche stato a Little Cedar quando era ancora chiamata Ilva e non Arcelor Mittal. Quindi prima di tutti i macelli. Vabbè, oddio. Prima. C'erano già comunque tutte le problematiche. Però non erano diventate così di dominio pubblico come prima. Come... O meglio, prima della crisi proprio vera e propria dell'Ilva. Ah, fuoco? Il mio caro amico fuoco di drago? Mi sa di sì. Vieni qua.
l'ho visitata, ma l'ho visitata l'Ilva, qua, che era università. Se non sbaglio, vabbè, per durante... Vabbè, grazie al nostro docente di merceologia. Ed era quindi, un attimo, quindi... triennale, quindi non specialistica, perciò... 2007... No, non 2007. Aio! Molto male. Quindi, un attimo che sto calcolando. Vabbè, 2012. 2012. Quindi, comunque... 10 anni fa. Ora che ci rifletto, 10 anni fa, cazzarola. Tra l'altro, cosa che ho scoperto all'epoca è che... Ah. Eh beh, sì, la missione di Philip J. Fry è uguale. Aspetta. No! Aio. Perché ho visto comunque che di là c'è qualcosa. Ecco qua. E infatti, poveraccio gli Waddledy, poveraccio. Però avrei bisogno di un po' di vita da qualche parte, perché non ho veramente niente. Non è che c'è altro sopra? Ecco, appunto, che c'è qua? Oh, oh. Ottimo, ottimo. La sala comandi? Sarà gacha, gacha. Dicevo, una delle cose che mi ha sorpreso molto e che mi è rimasta in effetti in testa, come 300.000 cose inutili per certi versi, è che se si bloccano le macchine dell'Ilva, poi non è che si riprendono subito, anzi, c'era bisogno all'epoca, mi ricordo questo particolare, di tipo due settimane anche affinché possano tornare a pieno regime. Quindi, giusto per far capire comunque sia che se si bloccano le macchine là, è un po'... ce ne vuole di tempo prima che possano essere rimesse. L'altra cosa che mi ricordo è che uno dei tecnici ci aveva anche detto... Già all'epoca c'erano le prime segnalazioni... Ah, caffè, meno male. Sui fumi rilasciati dall'Ilva, sulla quantità maggiore di quanto dichiarato con questi tossici, di sostanze tossiche... E più che altro di fumi colorati, tanto che un ragazzo del corso, vabbè, fece notare questa cosa. Il tecnico gli disse, no, ma non è vero, è una cosa normale dei flussi dell'Ilva. Ecco, diciamo che se non sbaglio qualche mese più tardi, massimo un anno più tardi, poi ci furono le ulteriori indagini e si scoprì che sì, in effetti, i fluvi dell'Ilva non erano normali. O meglio, erano ben oltre i valori consentiti, ecco. Ok, Waddledy, salvato. Beh, giustamente là purtroppo il tecnico ha anche fatto del pierraggio selvaggio. Con scolaresca no, però. Vabbè, No. Ebi. Madonna. Qua è un po' un pericolo dappertutto, proprio tempismo. Sì, ma qua. Come si fa qua? Ci sarà che bisogna andare invece sopra. Non è che c'è tipo... No, giustamente non c'è niente qua. Però tipo, si può andare sopra magari... Magari da qua. Sfruttiamo qui, magari ci serve una piattaforma sopra. Ok, vediamo. Non c'è niente. Ma perché quello mi sembra proprio il tipo di spazio nel quale intrufolarsi, però come? Aspetta, no, non c'è niente. Vuoi? Ah, io no, se faccio un'altra... Ah, beh, scemo io, andiamo qua dietro. Ah! Ok. Imbecille io che pensavo che ci fosse una cosa strana invece di andare avanti. Liberon! Ok. Ah, vabbè, c'è anche una cosa molto interessante qua, noto. Perfetto. Stanza segreta per trovare Waddledy. Oh no, la miccia di nuovo. Ripeto, già l'altra volta, come ho detto l'altra volta, ho scoperto poi dopo che con L, o meglio, forse ho riscoperto poi dopo che con L, in effetti,
c'è il fatto qua della miccia che... che si accelera. Sì, però c'è un problema qua. Qual è il punto preciso in cui mettere la scala? Perché mi sa che... Smetto qua. Mi sa che devo muovermi con la scala. Perché se no... Ok. Ah, giusto, faccio andare, faccio andare, faccio andare, faccio andare. Sì, di qua ho capito come si fa. Faccio andare. Sì. Ah, no, giusto, da qui che si accelera, giusto. Aspetta. Dammi un Waddledy. Perfetto. Caro mio, come va? Tutto bene? Lo so che è un postaccio questo, però tranquillo, adesso ci sono io. E un attimo che vado dagli altri due e poi torno. O meglio, ci vediamo poi alla fine, caro mio. Con gli altri due e poi gli altri tre principali. Ah, c'è anche qua, però. Aspetta, 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 vediamo. No! Progetto! Ah! Devo rifare la parte qua. Ma il progetto me lo lascio sfuggire affatto. Anzi. Oi, oi, oi. Perché non mi fa andare? Ok, mi ha fatto andare. Aspetta, che adesso scende. Progetto per sonno profondo. Ah, sì, sicuro, va bene, ok, utile. Oddio, forse lo è davvero. Ok. Oddio, in realtà sono almeno al fatto che... Ti aumenta la vita. Qua serve il volo di drago. Tanto volo di drago. Dov'è un altro po' di caffè? Però non c'è. Sono, tra l'altro, giustamente. Ah, eccolo qua il caffè. Ah, tutto così, va bene. Tanto qua con quelli che non si possono distruggere se non con le scale. Gacha, moriamo per il gacha. Ah, e anche per il distributore, però. Subito. Scendere. Ah, giusto, anche lui in effetti riesce a distruggere questi cosi. Le lattine del distributore, non so il perché. Subito. E vai che c'è l'altro. Quarto Waddledy salvato. E altro gacha. Tra l'altro non so come prendere un Kirby distributore con la corona in fiamme in testa. È un'immagine particolare. Nient'altro qua, si va avanti, però ci vorrebbe un po' di vita in più perché ne ha veramente poca Kirby. Invece no, bomba. Ok. Ah, oddio no! No, scemo io. No. Vabbè, ho vita per fortuna però in effetti. Ok, qua. Poi stavolta non sbaglio. Ok. C'è qualcosina qua anche. C'era l'altro Waddle di nascosto. Ok, qua. Vediamo se c'è dell'altro. Vediamo un secondo. C'è qualcosina qua. Tipo, che ne so, ai lati. Missioni. Me ne manca una. Quella super nascosta che non ho trovato. Vediamo, sarà tipo, che ne so, attraversare una zona senza perdere vita o qualcosa di più particolare. Magari qua dietro, dietro proprio. No? Vabbè, va. Yeah! Quindi, l'altra missione cos'era qua? Vediamo.
Oh. Ah. Ok, ha senso. Prendendo il livello ha senso. E l'ho fallita più volte. Martello giocattolo. Moneta stella blu, va bene. Allora, altro livello sì. Poi ce n'è un altro lì, un altro ancora là. Potremmo in effetti, se riusciamo, arrivare fino in fondo stasera. Vabbè, almeno per la storia principale, arrivare fino in fondo, sì. Potremmo, o potremmo anche aspettare mercoledì. Dipende da come andrà con queste vie del tesoro. Vabbè, questa no. Questa sì. Morfocon. Ah, ok. Un minuto di tempo. Vediamo un po', va. Quanto dai di tempo? Due minuti? Due minuti. Oh, perché? Vabbè. Subito. Dicevo, perché ho perso tempo? No, ho perso tempo prima comunque perché non sono andato subito verso il cono con Kirby. Oh, da quanto tempo? No, seriamente. Oh, no. No, aio. Via. Kirby. Meno male. Buono. Qua un po' meno buono perché c'è da aspettare. 10 secondi. Non ce la facciamo. E questo a causa del cavolo. Vabbè, tra l'altro. Si riprova. Qua il tempismo è fondamentale. Subito. Ok, buono. Aio. Vabbè, non fa niente, mi rallenta troppo. Va bene. Via. Qua invece mi sono rallentato tanto prima. Perfetto. Ok. Tutto abbastanza buono per adesso. Non facciamoci prendere. Ah, stava andando bene. Stava andando tutto bene. Tempismo buono. Precisione. Ovviamente là cado. Ok. Io vabbè, fa niente. Speriamo di aver perso troppo tempo prima. Vai, giù. Ok, ottimo. Non fatemi scherzi voi, non fatemi scherzi, perfetto. Subito. E se riuscisse a fare tipo... No, non posso. Vabbè, molto meglio di prima comunque. Accidenti, per un attimo che ho perso il tempismo. Dai, su, che manca pochissimo. Manca niente, manca niente. Olè, fatto. Bene, bene, bene. Abbastanza in fretta alla fin fine. Quindi l'altro, se non sbaglio, non si può fare. Oh, hi. Sì, due. Vediamo, ne abbiamo... Vediamo qua... da sbloccare, da sbloccare. Possiamo andare avanti. Andiamo a livello qua. A... Best in Assemblea. Oh. Oddio, non è che un altro livello come quello della battaglia, quindi con tanti nemici da sconfiggere. Vediamo un po', va. Però in effetti sono 61 i Waddle Dee. Con questi saranno tipo altri 10, 11, quindi 40. Ah, va bene, in effetti comunque non ho... Un secondo, scusate. Perché qua sono, vabbè, 3, 5, 8, 10, 11. Sono fino ad ora a tutti i livelli con 11 circa, con nella maggior parte 11. Poi c'è anche il boss, giustamente. E me ne manca sempre qualcuno, quindi uno, vabbè,
Quindi un altro livello mi sa che c'è. Olè. Non di nuovo. No, basta, basta. Vabbè, giustamente, lo siamo dalle parti del vulcano. Ok, è chiaramente un livello con tanti boss, perché vedo tante abilità belle pronte ad essere utilizzate. E quale prendiamo allora? Andiamo, mi sa che ci conviene. Allora, vediamo. Martello, no. Galapagos, no. Oddio. Ah, ma sono i boss. Bessi in assemblea. Ah, giusto, tutti i boss. Uno dopo l'altro. Questo sì che è livello pre-boss finale. Sa di livello boss finale. Pre-boss finale. Quindi, aspetta. Dove sono i guadagni nascosti? Allora, scusatemi. Con quale andiamo? E direi con questo qui. Perché questo mi permette anche di non subire danno se è necessario. Amica mia, bella scimmia, come va? Tutto bene? Da quanto tempo? Ti va bene la vita, spero, dai. Però non con me adesso. Prego. Spiace, eh. No! Ah! No, per poco non facevo senza subire danni. Ok, meno male. Sì, però cazzarola. Vabbè, in realtà salute è comunque ridotta. Rispetto alla versione normale è comunque ridotta. Ah! Vediamo, c'è un Waddle di qua che chiama da qualche parte. Sembra di no. Mi sembra strano. Molto epico comunque se è così il livello. Se come l'ho immaginato io. Vabbè, immaginiamo in realtà più che altro tutti in sequenza uno dopo l'altro. Invece no, c'è qualcos'altro da fare qua. Beh, giustamente. Il vuoto di altrimenti dove si trovano. Ed è figa come cosa. Oddio, a tempo! Oh mamma! Subito. Sfruttiamo le scorciatoie finché possiamo. Ok. Banane, lamponi. Oh signor. Vabbè, tranquillamente, dai, la fin fine, tranquillamente. Ok, espelliamo. Dall'altra parte, quindi avremo il secondo boss. Peccato però di per aver subito danno contro già il gorillone. Ok. È di nuovo qua. Fuoco, il mio caro amico, fuoco. Fuoco. Ma no, aspetta, anche la lama. Mi sa che c'è anche il fatto di dover fare certi nemici con certi oggetti, con certe abilità. Vabbè. Tanto rifaremo comunque. Andiamo di... Ah, no, 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 no. Fuoco. Perché il fuoco poi, per come il fuoco di drago, continua. Se soffi costantemente, poi continua a fare danno. E anche per molto tempo. Di nuovo tu, di già. No, 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 no. No, 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 no. Io non ti voglio vedere voglio più. Ah, io però ho il danno subito. Cazzarola. Aio. Ecco, guardate come impara, eh. Aio. Guardate il danno quanto ne fai costantemente, anche quando non faccio niente. E tanto. Eccoci qua. Così si impara. Però in ordine sparso comunque, perché prima il gorillone, poi il rappadillo. Ah, almeno questo l'abbiamo fatto. Quindi missione secondaria per lui fatta, quindi ci sarà anche quella per il gorillone, di sicuro, di sicuro. Sarà tipo sconfiggilo senza subire danno, una roba del genere. Tubo! Facciamolo subito, eh. Ok. No. Beh, dai. No! Ma che... Va bene. Sì. Bella lì.
Ho fatto bene a non saltare stavolta per una volta. Buono, molto buono. E quindi siamo già a 3. Comunque livello abbastanza epico questo, eh. L'atmosfera, bello epico. Ah! No, non dormo. Piace. No. Vediamo. Contro chi è? Ah, ma tu guarda, ma che sorpresa. Ok, allora so come fa. Allora so con chi, credo. Oddio, con le bombe di ricerca però la tentazione ce l'ho. E bomba di ricerca sia, va? Anzi, no. No, 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 che cavolo di... No, sì. Perché mettiamo caso che ci sia da fare con una certa abilità, quindi... Me l'ha già dato con la sua battaglia originale. C'era già la missione di fare una certa cosa con l'abilità dell'esploratore. Quindi, con quale altra avrebbe senso sconfiggere la gatta sul tetto che scotta? Vediamo. Cignolina. Tornando cignolino. L'Adapagos. O bomba ricerca. O con le bombe. Proviamo con l'Adapagos, va? Dado Pagos, non Dada. Dado Pagos. Ah, tra l'altro parte subito con la modalità... Eh sì, giusto come prima, in effetti. Che partiva subito con la parte seconda della boss fight. Con la sua compagna. Cioè, compagna. Non voglio neanche chiamarla comunque. Ah. Ok. Dicevo, non vorrei neanche chiamarla, tra l'altro, bambola. Perché... Meno di no. Non è neanche gonfiabile, tra l'altro. Bambola, sì. Ok, subito. Ella, proprio demolita. Demolita, grinfiolina. Dimmi che c'era la missione segreta proprio con Dadopagos. Ah, senza subire danni, a posto. Quindi non col gorillone. Ah, ma tu guarda questo qui. Da quanto tempo, da quanto tempo... E dal livello nel Parco Maravilla, nel primo livello. E le braccine? Oh, oh, oh. Quindi di nuovo qua. Con calma. Aio. Vabbè, per il gacha questo è altro. Ti prendo subito. Fatto in tempo. Avanti. Aio. Perché non sono andato di lato? Perché non ho scansato? Via. E qua. Meno male. Beh, però ho fatto tutti gli interruttori, quindi meno male, ci siamo. Quindi dovrei essere con... No, me ne manca uno. Dov'è l'altro? L'ho mancato. Ho mancato quello, il quarto. No. Vabbè, che tanto sarei dovuto tornare. Però c'è qualcosina qua per caso? Ok, qualcosa c'è. Ed è là. Vabbè, gacha. Ah, a posto. Perché non ho sentito il lamento del Waddle. Dove cavolo era allora? Vabbè. Via. Yeah. Quindi la missione segreta, quella contro il gorillone, qual era? Passaggio segreto. Di quale passaggio segreto parli? Quindi non c'è una missione segreta legata al gorillone. Di cui non ricordo il nome, purtroppo. Ah, l'elfin artigianale, giustamente. Quello creato da... dall'armadillo. Ok, quindi sì, mi immaginavo l'altro livello prima. Scontro finale contro l'esercito A. Quindi prima lo scontro con l'esercito. E poi invece abbiamo l'altro... Lo scontro finale, finale, finale. Ok, abbiamo via del tesoro 1 e via del tesoro 2. Però vediamo quale di queste sarà sbloccata già. Vediamo.
No, quella invece sbloccata. Morfonello, perfetto. Andare. Sì, se riusciamo facciamo livello prefinale e poi quello finale. Quindi, ah, aia, Garin Bark. Tra l'altro quanto è un minuto che mi dà? Un minuto. Kirby, veloce. Aio. Aio. Perché perdo tempo qua? Ok. Dai alla curva, Kirby. No. Ma come l'avevo preso? Vabbè, forse devo andare proprio al centro. Avanti, forza, 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 forza. Ok. Molto, con tanta agilità, Kirby, mi raccomando, eh. Agile, 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 che mancano 30... No, 30 secondi. No. Mi sa che ho perso qua, eh. A meno che non ci sia un ampio margine d'errore, ho perso. Di nuovo. 39, 38. Oddio, forse. Forse. No. No, di niente. Di niente, nonostante tutti gli errori, di niente. Si può fare tranquillissimamente. Allora, lo facciamo ora. Ma perché? Perché non sei andato subito nell'alloggio tuo, Kirby? Vabbè, si rifà. Manco parlato, manco detto. Si può fare tranquillamente, che subito ho dimostrato che non si può fare tranquillamente. Alloggio. Ok. Al centro, Kirby, mi raccomando. Perfetto, bravo. Ah, devo veramente calibrare anche il tempismo qua dei boost. Delle sgasate. Chiamiamole sgasate. Ok. Troppo, troppo stretta la curva, troppo. Ok. Adesso. Adesso. Ok. Troppo lento, troppo, troppo rallenti, troppo lento. Oh, aio. Meno male. Senza viene troppo. Così, perfetto, bravi. Bravi tutti quanti. Dovrei farcela questa. Non pa... Ah, sì. Spero. Speriamo. No! No, 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 che balle, no! Ma bisogna essere molto precisi, allora. Vai. E anche che ho sbagliato prima, che non ho utilizzato abbastanza il turbo in quell'occasione. Ok. Tipo qua troppo poco turbo. Troppo poco turbo. Ok. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ok. Adesso non incrociamo nessuna parte, che io mi raccomando, così bravo. No, neanche. Ah, manco ho parlato. Di nuovo. Ok. Dai, 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 dai. Il tempo ce l'abbiamo stavolta, dai, su. Abbiamo stavolta il tempo, dai. Subito. Oh. Oh, bravi. Bravi tutti.
con 1 minuto e 39 centesimi di distacco dal momento dal limite. Mezzanotte, eh? Sei fatta mezzanotte. Ora, devo essere sincero, non lo so se ce la faccio, però vorrei farcela, perché in effetti manca veramente poco. Manca poco per vedere la parte finale del gioco. Quindi, facciamo una cosa, vediamo un po', va? Contro finale, ecco l'altro livello così. Tra l'altro, oddio, è veramente me and the gang. Come immagine quella lì, di presentazione del livello. Da dove vado con il ghiaccio da Dopagos? Oh! C'è qualcos'altro qua? No, niente. Andiamo, scendiamo. Ok. Piattaforma! Che mi porta giù. All'inferno, verso l'esercito. Musica molto accogliente, sento. Molto tranquilla anche. Ed eccolo qua. Tutti quanti, è un macello. Aio. Ok. E lui se ne va almeno. Dove vai? Perfetto. Meglio la lama. Vabbè, non c'è niente lama, purtroppo. Ok. No. La moneta prendiamola, no? Quante ce ne stanno? 5, ok. C'è qualcos'altro qua? No. Andiamo al carrello, va. Aio. Fa niente. Un bel po' là, eh. Sento il lamento. Arrivo, Waddledy. Aspetta un attimo. Lama. La mia cara amica lama, subito. Ah, mi sento molto meglio. Molto meglio. Ok. Gacha anche qua nel covo dei nemici. Che poi, oh, magari c'è un altro dei nemici qua dell'esercito bestia appassionato di gacha e Kirby gli ruba subito le cose. Ma Kirby. Via. Olè. Ecco per appunto. Vai, vai, rimbalza come si deve. Vai, bravo. Ok. Oddio, non tu di nuovo. Dov'è l'acqua? Acqua? Dov'è l'acqua? Perché qua senza acqua quel coso non lo sconfiggiamo. Magari prima eliminiamo questi cosi, poi... No, eh. L'acqua deve essere da queste parti. Deve essere per forza da queste parti. No. Meno male. Ma sì, chiaramente c'è un percorso sopra che devi fare per tornare indietro per l'acqua o qualcosa del genere. Vabbè, comunque, aio. Sì. Ok, eccola l'acqua, eccola lì. E sì, il percorso è sopra. Aggiustiamoci, va. Non mi direte che ha tempo. Ah, ok, meno male, non è a tempo. Temevo che fosse a tempo, che si mettesse il timer. Mi dispiace, ragazzi. Tu intanto ti fai una bella lavata qua. Oh, bravo il PC. Cioè, piccino. Un attimo. Wow.
giusto che c'eri anche... ci siete... vabbè, anche voi però no, e basta. Allora, voi non disturbate, perché il piccino ha bisogno di essere di una bella lavata, quindi... perché mi manda anche fino a qui? Che c'è qua? Ah, vabbè, per ricaricare. Se è necessario. Vabbè, meglio essere preparati, no? Ecco qua, subito. Senza dover fare prima i conigli del cavolo. Olè, siamo a due. Ah, tra l'altro sì, ecco, mi fa tornare indietro. Cioè, nel senso che l'altra parte di qua. E due. Ah, perché a livelli. Distributore! Distribuiamo un po' di lattine. Che fanno male. Non perché Coca-Cola strana, ma perché proprio vengono lanciate. Ok. E uno. Tanto ormai non mi sorprendo più di niente, cioè, chiaramente. Ok. Tu sali nel frattempo. Ok. Aio. Però aspetta, c'è anche qua. Altro gacha, rubato ad un nemico dell'esercito. Perché sì? Ok, vediamo. E anche a questo serpente qua... no, sì, invece. C'è qualcosa là per caso? No, niente, a parte la palla di lava. Che sale. Scala! Olè. No! Perché sono andato là io? Vabbè, speriamo. Ah, tra l'altro, vedo un altro poster da quelle parti. Siamo con quella 3 se riusciamo a prenderlo. Ah, giusto. Attendiamo che passi la palla di lava e poi andiamo noi. Madonna, tra l'altro. La palla di lava si distrugge contro le scale? Ma seriamente? Cioè, contro tutto il resto no, ma contro queste scale invece ti schianti e ti distruggi? Coerenza questa sconosciuta. Perdi qua. E anche contro questi blocchi, sì, chiaramente. Vediamo, qua non c'è nient'altro. Ah, giusto. Aio. No. Oddio, in realtà mi sa che serve per dopo, quindi... quindi facciamo... beh. Perfetto. Poi, visto che abbiamo imparato adesso, no? A posto. Che c'è qua? Ah no, era obbligatorio qua, mi sa. Vediamo, non c'è nient'altro. No. Qui. Ti vedo, Waddledy, però temo di sapere... temo di scoprire come devo sbloccare... come devo liberarti, perché sei molto in alto. Che c'è là? Ah, alligatore. Da quanto tempo non ti vedevo, tra l'altro? Però serve anche... mi sa che serve anche un bel cono, noto. Sì, perché ci sarà qualcosa con l'acqua che servirà. Va bene. E tra l'altro, ecco, ecco, vedete perché serviva avere il ghiaccio d'Adopagos? Per questo. Guarda come va rapidamente. E uno. Altro che nuotare. Ah, tra l'altro si torna indietro con l'anello. Ah, l'anello. Pensavo... il triangolo, il cono. Lancio così. E
Eh sì, non c'è tra l'altro manifesto là. Pensavo che ci fosse come prima. Vediamo. Ah, eccolo, eccolo qua. Ecco, manco parlo. Vediamo, c'è qualcos'altro qua magari? No, 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 ok. Ok, subito. Facciamo capire chi comanda. Ah, aspetta. Perché adesso noto, eh. Olè. Un po' stretto. Tanto stretto. Non è che sia avvistato. Vabbè, un bonus un pochino. Ce n'è un altro magari da queste parti. No, questo è l'inizio, credo, no? Sì, l'inizio. L'ho notato. Aio. Vai. Gacha, vediamo, c'è qualcos'altro qua? Magari c'è un'altra... Se vado giù, no, non posso comunque scendere. A meno che non abbandono... Non posso, d'altro non posso espellere così. Olè. Ah, ecco da qui, giustamente. Che fai tu? Che vuoi fare tu? Vai via. 4 Waddle Dee su 5 salvati. Ah, aspetta, che ti faccio arrivare. Ok. In realtà potevo anche andare avanti ed ignorarlo, però volevo vederlo esplodere. Signor. Ah, arco. Quindi abbiamo sezioni di volo con, immagino, Waddle Dee da salvare mentre si vola. Tra l'altro sarà un po' particolare qua, mi sa, perché giustamente... Ah, tra l'altro... Anco si fa tranquillamente, giustamente. Ah. Aspetta. Perché noto lame. E soprattutto noto il fatto che me ne dai due. Quindi vuol dire che dopo ci sarà qualcosa per la quale servirà la lama. Ok. Ma prima... Un bel volo. E andiamo. Abitante. Eccoci qua. No. Mi sa che c'era come missione secondaria qua. Non subire danni. Va bene. Speriamo che non fosse quella però. Ok, seconda parte. Ok, fallo. No, il manifesto era là. L'ho visto, era là. Torniamo indietro. E me lo faccio subito a questo punto, no? Dov'era? L'ho perso. Devo rifare. Perché chiaramente ho visto un manifesto. O sono scemo, io ho visto un manifesto. Gacha. Oddio, abbiamo adesso anche i pezzi così. Vabbè, Waddle Dee salvato. Vabbè. Oddio, in realtà se torno indietro poi lo devo risalvare. Giusto. Lo risalviamo perché ho visto qualcosa là. Ho visto... Intanto facciamo anche qua, vabbè. Sì, rifacciamo. Non mi dite che devo rifare però anche il fatto là del... No, ok, meno male. Temevo di dover rifare anche la battaglia qua. Un secondo però, devo fare il cambio di schermo. Perché questo sta per terminare la sua carica. Ok, un secondo che devo controllare in effetti come va anche qua l'audio, se è tutto a posto. Ok, va bene, perfetto. Si rifà.
Vai, Kirby, vai, vai. Vola come non hai mai volato in vita tua, vai. Oddio. Vola come ho volato prima, però magari questa volta becchiamo il poster, perché l'ho visto. Oh, sono scemo, io l'ho visto, l'ho intravisto un attimo. Ok. Era a destra. Allora mi sa che lo scemo io che non l'ho visto. Allora, cos'è che ho visto prima che ho confuso col poster? Giuro, prima ho visto il poster, ma non c'è più. L'avrò confuso per una di quelle tipo... se, cartelli di pericolo, comunque sia, di... Tipo questo qua di, con gli avvertimenti. L'avrò confuso. Olè. Ok. Vabbè, non si rifà questa parte. Non si rifà. Ok. Vediamo allora dov'è in effetti il quinto cartello di... da ricercato. Sperando che non fosse davvero lei, che allora l'abbia perso poi nella seconda ondata. No. Ok. No, aspetta, no, 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 no. Non c'è di nuovo, no. Ah. Allora, vediamo un secondo. C'è qualcosa che deve essere, deve succedere qua, perché... Vabbè, devo tornare indietro, mi sa... Ok. No. Eccolo il quinto! Allora, cos'è che ho visto? Sarà stato veramente uno di quei cartelli di avvertimento. Io. I cartelli li abbiamo fatti. Uno. Vita e anche gacha, perfetto. Quindi vita e vita. Perché ricordiamo che in questo gioco Kirby ha l'ossessione malsana per il gacha. E una stracavolo di whale. Atti. E uno, e due, e tre. Poi un po' d'acqua, grazie. Per poco non andavo un po' oltre. Ah, giustamente, sfruttiamo questa volta. No! No. Proprio no. Attendiamo il momento buono. Quindi mi sa che il momento buono è quando arriva la moneta verde, la terza. Vediamo. Sì, il momento buono era quello. Via! Livello completato. Cioè, completato, però. Vabbè, i Waduli li abbiamo trovati qua. Quelli nascosti e quelli alla fine. Perciò, qual è che manca? Vediamo. I poster li abbiamo fatti. Poi, le altre due missioni quali sono? Vediamo. Sconfiggi tutte le bestie nell'area iniziale. Ah, e non l'ho fatto questo? Qual è che mi mancava allora? Qual è che mi mancava? Vabbè. Quindi mi sa che abbiamo... Ok. Sì. Mi sa, signore e signori, che abbiamo un'altra via del tesoro, massimo due, e poi il boss finale. E il boss finale. E conoscendo Kirby, il boss finale non necessariamente sarà difficile, però potrebbe essere un po' sconvolgente da vedere. Già mi aspetto che Elfilm per l'appunto sia in effetti veramente il boss finale. Che Dedede in qualche modo ci sta provando a salvare o per qualche varia ragione. Udienza dal re, quindi da Dedede, di nuovo. Ok. Oddio, ma in realtà forse c'è un altro boss ancora, perché noto la parte in alto, non lo so. Vabbè, vediamo, uno o due? Due? Ok. Facciamo... vediamo in effetti quale possiamo fare. Uno tesoro morfo mix. Ah, ma in effetti, scusate, Tornado Cupo. Ho il progetto del Tornado Cupo oppure no? Torniamo nella città di Waddledee un attimo per fare un progetto. Per fare un progetto quale, però? Sapete che c'è comunque in effetti. Sto riflettendo e forse... visto che sono molto stanco, è meglio non fare questa sera quella parte finale. Anche perché ho un vago sospetto che non sarà la parte finale.
quindi potremmo fare così. Per questa sera termino qua, mi lascio per l'appunto con il cliffhanger della parte finale, del boss finale, che non so neanche se sarà finale finale. Ci rivediamo molto probabilmente mercoledì, perché quella sarebbe la mia idea per fare la prossima live di Kirby, ed è possibile che la prossima sarà anche l'ultima live dedicata a Kirby, perché comunque altre cose tipo il 100% totale magari lo faccio per conto mio, come ho già iniziato a fare per le varie missioni secondarie, per arrivare per l'appunto sotto il limite per avere il bonus di monete per quanto riguarda anche le vite del tesoro. Magari dare un'occhiata all'arena, giusto? L'arena, potrei fare anche questo. Magari se facciamo un esempio mercoledì che riesco a completare qua, poi venerdì faccio un po' dell'arena, la provo, e poi sabato torno su Elden Ring, oppure torno direttamente venerdì su Elden Ring. Però mercoledì è comunque Kirby, chiaramente, sperando che non ci siano inconvenienti, perché non si sa mai. Mercoledì Kirby, e quindi venerdì sicuro. Vabbè, mercoledì Kirby, e poi venerdì si vede o Kirby ancora oppure si torna su Elden Ring. Va bene così. Quindi, no, scusami, mi vado di erudito, mi dispiace. Non questa volta, non voglio, ti ho già consultato prima. Quindi, sì, ero un pochino stanco stasera purtroppo, però vabbè. In ogni caso, vi ringrazio per la presenza, grazie per aver visto. Le live verranno caricate sul canale Empire Wind quanto prima. Quanto ho perso comunque di frame? Ah vabbè, alla fin fine si è ripreso. Vi ringrazio comunque per la presenza. Ci vediamo alla prossima volta, che dovrebbe essere, ripeto, mercoledì. Vi auguro buon weekend e ciao!